Questo è il parchetto di via Gramsci, praticamente alla fine di via Gramsci, vicino alla facoltà di architettura. Non si è mai capito se questo parchetto è pubblico o privato. Qui c'era il geode di Enel, posizionato fino a un anno fa, poi lo hanno tolto e questo è ciò che rimane. Questo potrebbe essere un parchetto carinissimo per trascorrere i pomeriggi in primavera o anche soltanto un'area per i cani, no? Così invece di andare a Villa Balestra i cani potrebbero venire qui. Queste sono le condizioni del parchetto. Ora, se è privato, io credo sia in obbligo dei proprietari di tenerlo in ordine. Se è pubblico, dovrebbe pensarci il comune, voi che dite? Allora, mi segnalano che qui al parchetto di via Gramsci è stato tutto ripulito grazie a un intervento del Dipartimento Ambientale su segnalazione dell'assessore Rino Fabiano, e vedo che lo spazio, c'è ancora l'odore fresco del taglio dell'erba, vedo che lo spazio è stato restituito alla sua funzionalità originaria. Adesso entriamo, andiamo a vedere. Ecco qui una panoramica del giardino restituito a una normale funzionalità. Va fatta giusto una raccolta di sacchetti, però direi che è pronto per essere, diciamo, adottato, comunque seguito da qualcuno. Io ovviamente, quando passo, anche l'amica Maria Grazia l'altro giorno ci teneva particolarmente a questo spazio, glielo segnalo, così cominciamo già un po' a guardarlo, a tenere sotto controllo così le dispersioni di spazzatura, di sacchetti. Sarà uno spazio sicuramente che verrà subito ripopolato, perché qua comunque l'accesso è libero e, diciamo, non c'è filtro. Va bene, saluti da via Gramsci.